Ciao carissimi, bentornati e benvenuto a te che sei approdato per la prima volta su Digital Best. In questo video mi sono occupato di selezionare 5 gadget e accessori innovativi, tutti inventati da startup e disponibili su Amazon. Forse li avrete già visti su siti come Kickstarter o Indiegogo, altri invece sono stati presentati a fiere dell'innovazione e di settore. Insomma, alcuni magari non sono entrati in scena proprio da ieri, ma attualmente sono tutti disponibili su Amazon Italia e tutti quanti hanno portato una ventata di innovazione e di novità in vari settori. Prima di iniziare vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link utili ad approfondire e acquistare i prodotti innovativi che vado a presentarvi. I tre fondatori di NanoLeaf si sono incontrati per la prima volta collaborando alla costruzione di un'auto ad energia solare nel team dell'Università di Toronto durante una gara internazionale. Anni dopo si sono rincontrati e hanno dato vita a questa startup che si occupa fondamentalmente di pannelli luminosi smart controllabili e gestibili da app. Ciò che colpisce di più di queste luci è il loro design futuristico, che sembra voler portare l'illuminazione degli ambienti a un altro livello. E infatti le luci diventano arte e arredamento con i pannelli NanoLeaf. I NanoLeaf Aurora sono pannelli LED con più di 16 milioni di colori e con tecnologia RGBW, la stessa che troviamo nei televisori a LED con risoluzione Ultra HD. La cosa bella è che questi pannelli sono modulabili e possiamo creare forme e linee semplicemente collegandoli uno con l'altro. I pannelli Aurora di NanoLeaf hanno una forma triangolare e sono controllabili da app con la possibilità di creare combinazioni di colori e sfumature pressoché infinite. Non solo illumineranno qualsiasi ambiente in modo originale, ma saranno anche un elemento di arredo moderno e suggestivo che richiamerà l'attenzione dei vostri ospiti. Proprio mentre scrivo il testo di questo video, la NanoLeaf sta lanciando una nuova serie di pannelli LED, questa volta quadrati, chiamati Canvas, che hanno fondamentalmente la stessa funzione degli Aurora triangolari, ma che promettono di avere ancora più versatilità. Sembra infatti che tramite l'app sarà possibile dipingere letteralmente sui NanoLeaf Canvas tutto ciò che vogliamo. I pannelli NanoLeaf sono compatibili con Amazon Alexa, Google HomeKit e Apple HomeKit, ma in base al modello che scegliete controllate sempre la compatibilità con ognuno di questi sistemi. Lo Smarter Kit dei pannelli Aurora, quelli triangolari, costa 209 euro circa e comprende 9 pannelli LED. Mentre lo stesso kit più il modulo Rhythm, che permette di creare una sinfonia di luci e musica, costa 250 euro circa. Per quanto riguarda i nuovi pannelli Canvas, esiste già la pagina su Amazon Italia, ma al momento della pubblicazione di questo video non sono ancora disponibili. Ad ogni modo, ai link in descrizione trovate tutte le informazioni utili per approfondire, verificare le disponibilità e acquistare i pannelli NanoLeaf. Niente male questi pannelli, vero? Siamo partiti alla grande con la startup NanoLeaf, ma aspettate anche di vedere che cosa hanno sfornato le altre. Il gadget che vi presento ora si chiama Rocket Book e in apparenza sembra un quaderno per appunti classico, ma invece racchiude una vera e propria rivoluzione. Prima di tutto è abbinato ad un'applicazione per smartphone che offre molte funzionalità interessanti, come ad esempio trasferire gli appunti e disegni sul proprio telefono, semplicemente inquadrando le pagine, che grazie al loro bordo nero permettono all'app di effettuare una copia precisa del solo contenuto della pagina. Possiamo inoltre organizzare i file sul servizio di cloud che preferiamo, come Google Drive, Dropbox e altri ancora. Possiamo riconoscere le pagine scansionando un codice QR, assegnare icone e molto altro. Il quaderno può essere riutilizzato più volte. E voi direte, beh certo, cancellandolo. E in effetti è proprio così, ma sono le modalità di cancellazione che portano l'innovazione con questo quaderno. Prima di tutto ci sono tre modelli di Rocket Book disponibili su Amazon. L'Everlast, riutilizzabile all'infinito, almeno così dicono loro,
cancellabile semplicemente passando un panno umido sulle pagine. Include la penna e il panno per cancellare. Poi c'è il color, che come dice la parola stessa è dedicato ai disegni e scritte colorate, anche lui cancellabile utilizzando pennarelli, matite colorate e matite a cera del giusto tipo. E poi c'è il modello Wave, che è possibile cancellare inserendolo in un forno a microonde. Sì, avete capito bene, con il Rocketbook Wave possiamo cancellare le pagine scritte inserendo il quaderno in un forno a microonde, seguendo naturalmente le istruzioni correlate per quanto riguarda il tempo e la modalità. Penne e pennarelli cancellabili più o meno li abbiamo già sentiti, anche se in questo caso viene fornito un sistema più completo. Ma l'utilizzo del forno a microonde per cancellare scritte e disegni da un quaderno, questa è proprio la prima volta. I prezzi di questi quaderni variano dai 20 ai 30 euro circa, come al solito ai link nella descrizione del video. Robonica è una startup tutta italiana con sede a Milano. I geniaci Made in Italy, fondatori di questa azienda, si occupano prevalentemente di tecnologie per la coltivazione indoor. Il loro prodotto principale si chiama Linfa ed è una mini serra smart esagonale per la coltivazione idroponica, cioè senza l'utilizzo di terra, che viene sostituita da un substrato inerte che può essere in diversi materiali, come ad esempio argilla espansa, perlite, lana di roccia, eccetera, eccetera. È possibile coltivare fino a 6 tipi di piante contemporaneamente. Naturalmente in qualsiasi periodo dell'anno, visto che sarà la serra a produrre le condizioni ideali per la crescita delle piante. Essendo smart, naturalmente possiamo connetterla via Wi-Fi al nostro smartphone o altro dispositivo iOS e Android tramite l'applicazione dedicata, che ci ricorderà anche quando dobbiamo aggiungere acqua e molte altre cose. È composta dalla camera dove crescono le piante, serbatoio dell'acqua, le pompe per il dosaggio automatico di acqua e nutrimenti e naturalmente ci sono i LED luminosi, anch'essi gestiti dall'intelligenza artificiale. La sua forma esagonale si presta alla creazione di un sistema di serre a formare una sorta di alveare. Il prezzo è di 440 euro circa per questa serra casalinga futuristica. Che ne dite? Secondo me, se la vede Elon Musk, potrebbe anche inserirla nella missione su Marte, per iniziare a coltivare pomodori sul pianeta rosso. Di realtà virtuale se ne parla ormai da moltissimo tempo, ma è solo da pochi anni che ha iniziato ad entrare nelle nostre case. E devo dire soprattutto con i videogiochi. Questo accessorio che vi presento ora si chiama Nolo e permette di interagire in un mondo virtuale come se fossimo davvero lì, grazie ad alcuni dispositivi dotati di sensori. I creatori di questo dispositivo volevano colmare il punto debole del mondo virtuale, che limitava l'interazione e l'immersione dell'utente, creando un sistema in grado di coinvolgere lo sperimentatore e di immergerlo completamente nella realtà virtuale e nel gioco. E in buona parte sembrano esserci riusciti, dando vita a un prodotto high-tech con algoritmi di posizionamento spaziale molto avanzati, in grado di ridurre l'errore di posizione sotto i 2 mm. Con Nolo è possibile spostarsi e interagire nel mondo virtuale utilizzando lo smartphone dentro un visore, come ad esempio i Google Cardboard o Samsung Gear. Oppure tramite gli occhiali VR collegabili al PC, come ad esempio i Pimax 4K, gli Oculus DK2 e altri ancora. È compatibile con oltre 2000 giochi di realtà virtuale sulla piattaforma Steam e la piattaforma Oculus. Nolo è formato da una stazione principale da posizionare su una superficie davanti a noi, un tracciatore da installare sul visore e due controller da tenere in mano. Lo trovate anche lui ai link nella descrizione del video e il suo prezzo attuale è di circa 220 euro. MicMe è un microfono portatile senza fili che promette una qualità da studio di registrazione. Il team di questa startup è formato per lo più da ragazzi giovani, ma con una media di esperienza nella progettazione e produzione di prodotti audio di ben 15 anni.
Le caratteristiche principali di questo microfono all'avanguardia sono la sua memoria da 16 GB, che consente fino a 360 ore di registrazione, la batteria ricaricabile che permette di superare le 3 ore e mezza di registrazione continua, il suo condensatore da un pollice placcato d'oro e naturalmente la sua qualità audio da studio a 24 bit e 96 kHz. Attraverso l'applicazione dedicata MicMe e la connessione wireless è possibile sincronizzare audio e video automaticamente. Hey, this is Philip from MicMe. Hey, this is Philip from MicMe. This video is recorded with an iPhone with the MicMe app, and the audio is recorded with the MicMe microphone and wirelessly transmitted to the iPhone into the MicMe app and synced with the video. È possibile sincronizzare l'audio di due microfoni MicMe per una registrazione stereo di altissima qualità. Evitando così ingombranti e molto più costose attrezzature da registrazione. Possiede anche le filettature da 3 ottavi e un quarto per i treppiedi microfonici e quelli da macchine fotografiche. È attivabile anche dai pulsanti senza l'utilizzo dell'app e purtroppo al momento l'applicazione è disponibile solo per i dispositivi iOS. Il suo costo è di 299 € e non è niente male per avere uno studio di registrazione in tasca. E anche questo video è giunto al termine. Vi ricordo che trovate tutti i link per approfondire e acquistare questi prodotti innovativi nella descrizione di questo video. Se hai gradito il video, come sempre ti invito a lasciare un bel like, a condividerlo e se non lo hai ancora fatto, cosa aspetti? Iscriviti al canale per non perdere nessuna delle prossime novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao!